Quest'anno ad aprire festeggiamenti per Sant'Uberto a Venaria Reale è stato il coro lirico Giacomo Puccini, diretto dal maestro Armando Donà e accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Turchetto, in concerto nella cappella dedicata al santo. A portare i saluti dell'amministrazione comunale il sindaco Roberto Falcone. Grande festa di Sant'Uberto questa sera, siamo al 3 di novembre, è una meraviglia poter ascoltare il coro Puccini che ancora una volta ci delizierà con le sue meravigliose opere. Siamo contenti, ci stanno abituando troppo bene perché ogni anno alziamo ancora di più le pretese, quindi faranno fatica loro e noi invece di controparte come pubblico avremo il piacere veramente di ascoltare le loro esibizioni. Carla Re, presidente del Coro Puccini, si è detta orgogliosa di aver aperto i festeggiamenti. Ringrazio tutti perché è una bella cosa che siamo noi ad aprire queste feste ed è molto bello. Ci abbiamo messo tanto tempo per preparare questo concerto perché la musica lirica non è semplice, è un pochino difficile. E speriamo che vada tutto bene, che sia una bella serata, che tutti siano contenti. Sono quasi 25 anni che noi cantiamo e spero di continuare ancora un po'. C'è Cherie Grieve, soprano, poi c'è il soprano Valentina Modio, il tenore Rino Staturro, il tenore Ignazio del Monaco, il tenore Alfonso Esposito, il nostro maestro tenore Armando Donà, il baritono che è un nostro ospite d'onore Paolo Lovera e poi un altro baritono Elio Vincenti e un basso Alessandro Gais. Thank you.